Eccoci finalmente giunti a fare il nostro hacking o exploit o a fugnare la nostra vita. Vogliamo partire da una console aggiornata all'ultimo firmware, quindi resettata, il più pulito, il più tabula rasa possibile, collegata a internet. Io in questo caso ho una console che è anche abilitata al 3G, ma non ho una SIM dentro. È collegata anche al PlayStation Network. Ora che la nostra vita è assolutamente pulita, dobbiamo andare nel browser. Come vi dicevo, questo è un metodo che non richiede un computer. Nel browser dobbiamo assicurarci di avere abilitato JavaScript. Facciamo per sicurezza delete cookies and clear search history. Non serve, ma non guasta. Ora, nella barra degli indirizzi, dobbiamo scrivere http jailbreak ho scritto nailhead.hack punto psp2 punto dev. E questo è il sito da cui prendiamo il nostro hacking, ovvero il nostro Hanlo, che non è permanente e ci permette di fare un breve unlocking della nostra vita. Una volta raggiunta la schermata di unlock della nostra vita, ci si presenta questo menu. La prima cosa che facciamo è installare Henkaku, che sarà il nostro exploit vero e proprio. La seconda cosa sarà installare Vita Deploy. All done. Possiamo fare exit. Abbiamo installato Henkaku e Vita Deploy, vedete qui, e il menu settings adesso è cambiato. Infatti, vediamo un'impostazione che si chiama Henkaku Settings. Abbiamo visto Enable Unsafe on Brew è attivo. Quello che ci resta da fare è effettivamente lanciare Vita Deploy e vedete c'è Install a Different OS. Ora stiamo effettivamente andando a installare il custom firmware e quindi una modifica che sarà permanente. Ma attenzione! Permanente, ma è una modifica software, quindi è reversibile tutte le volte che volete. Dopo un po' di fugni arriviamo alla schermata in cui ci dicono: vuoi veramente fare un downgrade? Effettivamente stiamo installando qualcosa di più vecchio, però di modificato, quindi yes, lo voglio fare. Adesso il sistema mi dà 20 secondi per pensarci. E dopo questi 20 secondi esattamente gli daremo conferma e gli diremo: sì caro, voglio procedere, accetto i termini del tuo contratto. E parte un system update. Siamo arrivati di fronte al nostro sistema aggiornato al custom firmware 3.65. Per confermare andiamo a vedere System Information e troviamo il 3.65. Faccio notare che il nostro sistema ha una memoria data da una memory card da 32 giga di questo tipo, che io ho comprato questa all'epoca. Avevo già quella da 4, quindi quella da 4 l'ho messa qua. E questa è ancora la scatola, perché uno tiene tutto. Comunque, 32 giga, ma la amplieremo. Ora, cosa molto molto importante, andiamo su Auto Start Settings. Quello che vogliamo fare è togliere la spunta tra su Download Update File. Noi non vogliamo nessun update. Da adesso in poi gli update, se fosse, li decido io. Ma una cosa molto importante da fare è quella di andare in Henkaku Settings e andare in Spoofed Version. Ricordate che l'ultimo aggiornamento era al 3.74 e questo noi vogliamo che il PlayStation Network pensi. Questo ci permetterà di non avere problemi nel fare le nostre cose online. Ora, vi ricordate
dissi che questo modello non ha memoria interna, ha quella misera memory card. Quindi noi adesso usiamo questo cazzillo che ha la stessa forma del gioco, però è un adattatore per una micro SD. Quindi cazzigliamo l'adattatore nello slot qua sopra. Vorrei avere le unghie, ma me le mangio. Ecco come si fa a sistemare la memoria interna. Vita Deploy, uno dei nostri migliori amici. Vita Deploy. Che si apre. Ricordate che c'eravamo stati per installare il custom firmware. Bene. Invece stavolta andremo su Miscellaneous. Andiamo su Format Storage Device, Format Target Storage. Sembra che non succeda niente, in realtà ha formattato ed eccolo qui, pronto. Come tutte le volte, non ci costa niente, un bel reboot. Ora andiamo sulle settings. Dentro System Settings Storage Device abilitiamo Use YAMT, che è nient'altro che il driver che ci permette di andare a leggere sulla nostra memory card aggiuntiva. Ricordatevi che ogni volta che fate queste modifiche, un bel reboot non guasta mai. E per farlo in maniera veloce si rientra in Vita Deploy, che ci permette di fare il reboot. Torniamo su Vita Deploy. Vedete che avendo abilitato i driver adesso, UMA0 compare e viene anche letto come 58 giga, quindi la nostra SD card funziona. Però bisogna fare ancora una cosa, clonare la nostra memoria interna. Da Vita Deploy navighiamo su UX0, selezioniamo tutti i file che ci sono qua dentro, tranne Scelotrash. Stavo pronunciando all'americana. Scelotrash non lo copiamo. Tutto il resto lo copiamo. Ora facciamo triangolo e facciamo copy. Abbiamo copiato 15 file. Ora andiamo indietro e andiamo su UMA0. Schiacciamo triangolo e facciamo paste. Ed ecco che la nostra SD card all'interno di SD2 Vita contiene gli stessi file e quindi è riconoscibile e utilizzabile. Ora possiamo tornare su Settings per completare l'operazione. Dentro Settings, Device, Storage Device, UX0 diventerà il nostro SD2 Vita e UMA0 diventerà la nostra memory card. Quindi abbiamo 64 giga e 32 giga. Ora la nostra PS Vita è completamente modificata, il processo è completato, siamo al sicuro, siamo collegati a internet, siamo sul PlayStation Network, però cosa possiamo fare? Beh, possiamo tornare su Vita Deploy e iniziare a installare applicazioni per far qualcosa e abbiamo questa funzionalità che si chiama App Downloader. Da qui si trovano cose interessanti. Vi lascio un po' esplorare questa parte. Quello che conta è VitaDB Downloader, cioè un repository di tutte le homebrew o moltissime homebrew, e la comunità di sviluppo della PlayStation Vita è straordinariamente attiva. Adrenaline, fondamentale, è una PlayStation Portable, una PSP, che gira all'interno di una PS Vita, quindi emula una PSP ed è nativamente compatibile con la PlayStation 1. Quindi all'interno di questo oggetto potete avere tutta la PlayStation 1, tutta la PlayStation Portable e tutta la PlayStation Vita in una Vita. Altra cosa che ci piace è andare a sbirciare dentro PKGJ. Quindi per il momento vado solo a sbirciare lì. Download selected apps, solo PKGJ. Cosa c'è dentro a PKGJ?
ma io non vedo niente. Menu, refresh. Lasciala macinare. Tac! 3413 giochi. Avete capito bene? Qui ci sono tante cose. Siamo solo alla A. Andiamo a vedere un gioco che mi piace tantissimo. Qui stiamo brutalmente scaricando, eh? Qui stiamo proprio prendendo un gioco che per me fu fenomenale. Final Fantasy X. E voglio la versione HD. Rimasterizzata. US. Con X selezionate e con X fate Install Game. E poi uscite col cerchio. Altro gioco che vi consiglio di cercare, ma ce ne sono tantissimi, è Persona Golden. Ora, poi avete due JRPG e non avete il tempo neanche di vivere. Persona 4 Golden. Eccolo qua. Install Game. Ok. Altro gioco molto carino, molto carino. Qui ce ne sono tanti, eh. Ce ne sono tantissimi, sono giocabili online, potete fare tutto quello che volete con questi giochi. Un altro gioco molto carino, una specie di la risposta a PlayStation al Brain Trainer di Nintendo, è Smart As. Quindi scarichiamo questi tre giochi. Ora naturalmente abbiamo installato Persona 4, Smart As e Final Fantasy X e uno dice, sì ma VK, ma tu adesso stai facendo il piratone, mi stai facendo vedere dei giochi che hai scaricato gratuitamente dalla rete. Sì, però io rispondo al finanziere, me lo puoi puppare. Se andiamo ancora una volta su Vita Deploy, questa è una macchina da emulazione incredibile. Sempre sotto App Downloader, VitaDB Downloader, Download Selected Apps. Ecco che magicamente abbiamo scaricato un altro database per le Homebrew. Quindi un altro database pieno di roba. Eccoci qua finalmente di fronte all'immensa lista di programmi scritti dalla comunità di Homebrew. Qui sopra c'è un po' di tutto. Oltre a tutto quello che c'era nell'altro ambiente PKGJ, ecco una lista infinita di cose da provare. No, infinita no, però sicuramente interessante. Sotto Original Games c'è un sacco di software sviluppato proprio per Vita, come vi dicevo, la comunità è attivissima. E sotto emulatori, ScumVM per giocare a tutti i mitici punta e clicca da Simon the Sorcerer a Indiana Jones a Day of the Tentacle, Maniac Mansion e chi più ne ha più ne metta. E poi praticamente c'è tutto l'arcade e tutto il 16-bit emulato alla grande. Ma non solo, ci sono anche dei tentativi di emulare il Dreamcast, per esempio, e un sacco di altra roba. C'è tutto RetroArch che ha in core per emulare un sacco di altra, continuo a dire un sacco, ma è perché c'è un sacco di altra roba, eccetera. Amici, grazie per essere stati con me, grazie per aver seguito questa guida, lasciate un commento, mettete un like o un dislike. Iscrivetevi al canale, continuiamo a crescere, ma senza mai diventare grandi. Until the next one.